Ciao a tutti e ciao a tutte e ben ritrovati. Eccomi qui con un nuovo video di aggiornamento. Sono un po' di mesi che manco qui sul canale YouTube e spero di tornarci il prima possibile. Questi primi sei mesi del 2018 sono stati particolarmente impegnativi, diciamo così, sia sul piano della salute che da un punto di vista lavorativo. Per quanto riguarda l'aspetto personale non entrerò nei dettagli, magari un domani lo farò quando mi sentirò pronta, soprattutto alla luce di quanto io mi sia sentita sola in questo percorso, perché non ho trovato persone con cui confrontarmi o nel cui percorso potessi immedesimarmi. E se un domani la mia esperienza potrà tornare utile a qualcun altro, ben venga. L'unico messaggio che vorrei trasmettervi è che veramente quando si tratta della nostra salute nessuna scusa è giustificata. Soprattutto superati i 35 anni, direi che il motto delle nostre giornate dovrebbe essere la prevenzione prima di tutto. Detto ciò, la consapevolezza che applichiamo tutti i giorni nello scegliere il prodotto adatto per i nostri capelli, per la nostra pelle, oppure quando scegliamo quello che mangiamo, tutta questa consapevolezza dovrebbe essere rispecchiata anche nelle scelte che facciamo per quanto riguarda la prevenzione e i controlli periodici. Quindi mi raccomando, prendetevi cura di voi e soprattutto la prevenzione prima di tutto. Tornando a noi, al canale YouTube, alla mia passione per i capelli, alle erbe tintorie, sono veramente felice di condividere con voi questo traguardo che ho raggiunto, anche grazie a voi sicuramente, ossia di poter proporre nello shop online curadisoicapelli.it per i nuovi arrivati delle erbe tintorie certificate bio. Diciamo che per la tipologia di piante le altre erbe tintorie oppure le erbe ayurvediche che di loro crescono in modo spontaneo in terreni molto aridi, i pesticidi non sono richiesti, cioè non sono necessari. Se vengono rilevati è perché magari nelle vicinanze di queste agricolture spontanee ci sono dei campi di cotone o di altre piante dove vengono utilizzati i pesticidi che vengono trasportati con il vento. Ecco, detto ciò, ci tenevo tantissimo per la vostra tutela, ma anche mia in prima persona, perché sono anch'io una prima utilizzatrice delle erbe tintorie, proporre delle erbe certificate bio. È una garanzia in più per quanto riguarda il metodo agricolo utilizzato, per quanto riguarda l'assenza di OGM o di altri ibridi che sono nocivi per la biodiversità. Un'altra cosa che non sono stata molto brava in passato a comunicare, che ho visto che tantissimi di voi mi scrivete o mi chiedete comunque informazioni in merito, le erbe tintorie subiscono tutte dei controlli di base per le muffe, per le tossine, per le aflatossine, per gli agenti patogeni e soprattutto vengono tutte testate per quanto riguarda l'assenza di pesticidi e sono testate per i metalli pesanti. Mi capita di leggere in qualche forum oppure anche su qualche gruppo che le erbe tintorie biodiffuse light sono care. Dipende a cosa vengono paragonate, perché se vogliamo paragonarle alle altre erbe tintorie certificate che esistono sul mercato, che poi non sono dei brand italiani ma sono dei brand stranieri, perché voglio ricordarvi anche che sul mercato esiste un altro solo brand certificato bio che ha una qualità scadente, che purtroppo si trova in tutti i supermercati e che non fa altro che allontanare le potenziali clienti dal mondo delle erbe tintorie, e questo mi rammarica scusate non poco. Fatto sta che comunque se vogliamo paragonare le erbe tintorie Bio Delicious Lights alle altre erbe tintorie certificate bio, potrete vedere che sono assolutamente in linea con i prezzi del mercato, anche perché i costi da sostenere non sono pochi, e raggiungere questo traguardo di poter proporvi delle erbe tintorie biologiche certificate è stato veramente un sacrificio e non è stato facile da raggiungere, però ce l'abbiamo fatta. Se vogliamo però paragonarle alle erbe tintorie importate sotto banco nei negozi etnici che non hanno neanche un'etichetta in italiano, che non sappiamo neanche e molto probabilmente non sono a norma
delle leggi europee non hanno un responsabile per l'importazione che può essere richiamato nel momento in cui appunto queste erbe vengono magari analizzate e riscontrato che non rispettano i valori stabiliti dalle normative europee, cioè non c'è proprio un termine di paragone, proprio perché i costi sostenuti sono diversi. Detto ciò, anticipo anche che sto lavorando ad un nuovo sito che sia un po' più user friendly e che vi agevoli nella ricerca degli argomenti che potrebbero interessarvi, e vi anticipo anche che a settembre ho in serbo una sorpresa per voi, una novità che in un certo senso corona un po' questo percorso che ho fatto qui sul canale YouTube. Comunque, se questa novità vi è piaciuta, mi raccomando, lasciate un like qua sotto il video, ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e noi ci vediamo, spero, prestissimo. Ciao!